importante incontro con 8 governi europei per dire no, no alla messa al bando delle auto a benzina e diesel, e solo elettrico significa fare un regalo alla Cina, licenziare in Italia, licenziare in Europa, non aiutare l'ambiente e mettersi mani e piedi in mano alla potenza cinese. Quindi la transizione ecologica è fondamentale, però non va avanti a colpi di multe, di divieti, di obblighi, di penalizzazioni e di tasse. Questo sia sulla casa che sulle auto. Quindi evviva la transizione ecologica e ambientale, ma accompagnata, incentivata, spiegata, non imposta per legge da Bruxelles, sulla testa e sul portafoglio degli italiani, sulla loro casa e sulla loro auto, dalla sera alla mattina.